Sì, e questo è il nostro canale. Bene ragazze, quello che andremo a fare oggi è rispondere a tutte le vostre domande che ci avete lasciato sul suo profilo Ask. Esattamente, e sono un pochino, circa 21, 20, non ricordo esattamente. Quindi iniziamo col video, speriamo che vi piaccia. Prima di iniziare con il video, volevamo dirvi che avevamo intenzione di fare un video con tantissime challenge. Proprio un video di challenge. Però ci servono le challenge da fare, quindi scriveteci qui sotto le varie... Suggeriteci le varie challenge che possiamo fare in un solo video, esatto. Quindi che non siano troppa perdita di tempo, insomma, da fare in un video di 10 minuti massimo. E quindi niente, lasciateci sotto le challenge che volete farci fare e iniziamo con il video di oggi. Allora, la prima domanda è: ora rispetto a 2-3 anni fa vi sentite maturate fisicamente e mentalmente? Allora, la mia risposta è sì. Fisicamente posso dire che ho ripreso a fare sport circa 3 anni fa, ho ripreso più autostima col mio corpo, con me stessa, e per quanto riguarda mentalmente anche quello sono maturata molto. Io pure rispetto al secondo anno, già questo si può vedere dalla media scolastica, cioè del tipo che il secondo anno avevo 7 e adesso sono sull'8,5, ma anche perché mi facevo sempre mettere note, cioè non sempre, però comunque arrivare alla nota di del mio professore italiano veramente ce ne vuole, perché un santo era, cioè, era pazza, secondo anno era un'altra sì, persona, mi sbattono fuori, insomma era una pazza veramente, non solo a scuola, e sicuramente mi sento molto più matura caratterialmente, veramente di tanto. Fisicamente, beh, il cambiamento c'è stato dal primo superiore fino ad adesso, poi dal terzo anno in poi sono sempre lì, cioè non sono cambiata. Pazienza, mi accetto così. Siamo alla prossima domanda. Seconda domanda: quali sono i vostri colori preferiti e quelli più dati? Oddio, ma che cazzo! Quelli più odiati. Bravo. Allora, un bacio. Ciao. Allora, il mio colore preferito è il lilla. Infatti lo potete vedere dalla mia stanza. In realtà sono dalla tenda, però è tutta lilla la mia stanza. Però come vestiti mi piace vestire di nero. E tutto ciò che è nero, anche i miei capelli come vedete sono neri. E niente, tutto. Il mio colore preferito, allora, una volta era il verde, verde speranza, verde acceso. Adesso mi continua a piacere il verde, però preferisco di più l'azzurro, il verde acqua, queste tonalità, insomma, vabbè, molto belle. No, io odio il giallo, è veramente un colore brutto. Io odio il grigio, non è un colore, è un significato. Sui vestiti sì, però come colore non mi piace. Prossima domanda: bevanda preferita di Starbucks? Allora, io non mi ricordo cosa prendo ogni volta da Starbucks. È la cosa che prendono tutti, ma non so come si chiama. Io non sono mai stata da Starbucks. Quindi andiamo avanti. Spero non sia una domanda troppo strana o noiosa, transolla. Se aveste la possibilità di passare una giornata intera con una celebrità che stimate molto, dove la portereste? In che città? Cosa le fareste vedere e tutto il resto? Allora, se potessi portare una celebrità, cosa davvero difficile, porterei Zayn Malik. E lo porterei esattamente a Roma, perché mi sono innamorata di Roma. Lo porterei in un posto che ho visitato a Roma, dove ci hanno fatto mangiare una pasta cacio e pepe, che veramente è il sogno di tutte le persone al mondo che amano il formaggio. E quindi porterei lì Zayn, una celebrità romantica. No, io qualsiasi celebrità posso, che cazzo sto a dire, qualsiasi celebrità, non so, chiunque, la porterei qui a Catania, la mia monotonia, sì, a fare un bel bagno a mare, a trascorrere la giornata a San Giovanni Ricuti, bellissimo. Vi è piaciuto il finale di Breaking Bad? Se no, cosa cambiereste? Allora, sì, mi è piaciuto tantissimo. Non diremo cosa succede perché magari qualcuno non se l'ha ancora visto, se lo sta vedendo e non vogliamo spoilerare. Allora, sì, a me è piaciuto veramente tantissimo. Basta dire questo. Io non me l'aspettavo, però alla fine l'ultima puntata è stata la cosa più bella di questo mondo. Stupendo. Sì. Altra domanda. Questa? Chi delle due ha più probabilità di vincere gli Hunger Games? Bella questa domanda, mi piace. Forse di più io, perché sono più... Ma tu sei caga sotto, però c'è, cioè, un muschio. Sì, lei è più atletica, però più cagasotto, capito? Quindi deve essere una fusione tra il nostro carattere, sì, la nostra atleticità. È vero. La prossima domanda: se doveste interpretare dei personaggi cattivi in una serie TV, come vi piacerebbe che siano?
simili ad altri cattivi che vi piacciono? Se sì, quali? Che domanda strana. Allora, io vorrei essere Peter Hale di Teen Wolf. Oppure mi piacerebbe essere come Hannibal Lecter nel telefilm Hannibal. Sì, è veramente affascinante come personaggio. Io non ho personaggi cattivi a cui ispirarmi, quindi non ne ho idea. Se tu, Chiara, fossi la detective più famosa della tua città e scoprissi che il colpevole di omicidio è Claudia, come reagiresti? L'aiuteresti o rimarresti fedele al tuo lavoro? Intanto, grazie per la domanda, mi piace un sacco. Tutte le domande sono molto interessanti, quindi grazie. Allora, scusa Claudia, ma io rimarrei fedele al mio lavoro. Grazie, ti voglio tanto bene anch'io. Anche perché se tu avessi ucciso qualcuno, io non ti parlerei più, quindi ovvio che ti manderei in galera direttamente. Grazie. Ma certo, io non ucciderei mai nessuno perché sono una. Sì, sì, rimarrei fedele al mio lavoro. Bravo, fai bene. Avete mai preso te? Sto scherzando. Se ci vengono, siamo persi. Vai. Avete mai preso la nave? Yeah. Sì, il traghetto. Cosa fareste se voi scopriste di essere Lupi Mannari? Chi è Styles e chi è Scott tra le due? Allora, io sono Styles e io sono Scott, ovviamente, ma stiamo scherzando, ma c'è da chiedere. Lupi Mannari è quella che ti aiuta sempre a scoprire che cosa fare. Comunque, se scoprissi di essere un Lupo Mannaro, mi comporterei esattamente come Scott McCall e cercherei di diventare un Lupo Mannaro alfa. Un alfa, io ti aiuterei a cercare. A superare le varie avversità, cioè sputate in faccia. Scusate per lo sputo di Claudia. Andiamo avanti, ragazzi, non stai pazza. Raccontate una vostra figura di merda. Allora, ce ne ho tante figure. Raccontare una particolare. La mia. Prima inizia tu, nel frattempo ci tengo. Allora, ragazzi, preparatevi. Sedetevi. Mettetevi comodi perché questa sarà una storia. Ero nel viaggio di ritorno da Londra. Praticamente, cosa succede? Mi ero tolta le Dr. Martens, perché dovete sapere, le Dr. Martens a primo impatto sono durissime, quindi mi facevano male i piedi. Allora decido di togliermele e di andare scalza nel cesso dell'aereo. Ragazzi, l'intelligenza! Praticamente, che cosa succede? Che arrivata lì, mi metto per fare la pipì. Però non mi appoggio, ovviamente, quindi rimango alzata. Scusate la visione imbarazzante di questa scena. Che cosa succede? Che... non c'entro il buco del gabinetto, non lo c'entro completamente, sfora tutto a terra, a terra c'erano i miei piedi, scalzi, un calzino, non vi dico che fine ha fatto, lo sono dovuto togliere, sono dovuto sciacquare. È rimasto sull'aereo. Il piede, ragazzi, del lavandino dell'aereo, col sapone, non lo so, cioè messo di tutto, sono ritornata saltellando con un piede, attraversando tutto l'aereo con un piede saltellando. Ora ditemi se questa è la... peggiore figura di merda ever. Preparatevi perché questa è veramente una grandissima figura di merda. Niente, una giornata, una sera, ero con delle mie amiche a casa a mangiare una pizza e niente, mi arrivano dei messaggi da una certa persona. E io che cosa faccio? Siccome ero molto incavolata con questa persona, visualizzavo e non rispondevo. Niente, a un certo punto, premendo il tasto home, ho attivato il microfono della chat e allora cosa è successo? 3 minuti di registrazione in cui ci sentiamo noi che parliamo di questa persona insultandolo e poi per metà audio mi sento io che vado a pisciare tutto l'acqua, quindi non avete idea di come mi sono sentita io in quel momento. Chiudiamo. Mi sono messa a piangere, non sapevo che cosa fare, è stato veramente terribile, una figura di merda assurda. Nessuno mai nella vita ha fatto una cosa del genere, solo a me capitano queste cose. Passiamo alla prossima domanda. Siete mai state all'estero? Se sì, dove? Sì, sono stata a Praga, a Malta, a Londra, a Berlino e basta. Io no, mai da nessuna parte. Forse quest'anno se andiamo in gita a Praga. No, ciao, oddio. In classe siete compagni di banco? Compagni. No, siamo lei dietro di me. Volte ci spostano, quindi non possiamo essere lei dietro di me. Banco. A scuola qual è la vostra materia preferita? La mia materia preferita è la biologia e poi scienze motorie, ovviamente, perché scienze motori, prendo 10 così vabbè, comunque mi piacciono molto le scienze, soprattutto la biologia, però odio la chimica. La mia materia preferita è la chimica. La chimica e mi piace molto anche la letteratura italiana. Vi piacciono gli One Direction? Che altre boy bands seguite? Allora, sì, vabbè, sì, si capisce che mi piacciono gli One Direction. E altre boy bands? No, non seguo altre boy band. Allora, le altre band? I Green Day, i Linkin Park, gli Arctic Monkeys, i The 1975, i Coldplay, no, mica ce ne sono altri, sì, io non ho mai
Ah, seguo anche i Modà. Vabbè sì, oltre i Modà, una nuova band Dear Jack. No, veramente li seguivo, non erano ad amici, adesso proprio non mi fanno molto simile. No, mi piacciono le loro canzoni, però non, cioè, non ci tiro più di tanto. Allora, sai sederti tipo così come sto io nella foto? Praticamente è così la foto. Allora, sì, ce la faccio. Ta-da! Brava Claudia. Bravissima. Siete brave, nonostante abbiate creato il canale da poco tempo, avete già molti sostenitori. Grazie. La mia domanda quindi è: vi piacerebbe puntare verso l'ItaTube? Ragazzi, ovvio, cioè ovviamente sì, sarebbe un obiettivo grandissimo, ma una grande soddisfazione. Ancora abbiamo tanta tanta strada da fare, ma proprio tanta. Secondo me non arriveremo mai a una cosa del genere, cioè proprio mai. Speriamo. Mai. No, io nemmeno ci spero, sono una persona altamente pessimista. Vabbè, ancora è presto per dire. Però sì, vabbè, al di là di avanti. Esatto, ci potremmo riuscire. Vabbè, no. Al di là di questo, a me piace quello che stiamo facendo. Mi piace avere delle persone. Ci divertiamo. Esatto. Grazie a voi che ci state sostenendo con i vostri commenti. Grazie mille, a noi fa tantissimo piacere vedere anche solo un commento oppure un mi piace, perché vuol dire che apprezzate quello che facciamo, anche se ovviamente non è niente di serio, è fatto un canale fatto per divertirci insieme a voi. Ragazze, grazie a tutti per le domande che ci avete fatto. Sono state carinissime. Esatto. E niente, noi vi salutiamo e vi ringraziamo come al solito per tutto quello che fate. E ci vediamo al prossimo video. Non scordatevi delle challenge da chiederci.